John Travolta. E qua ci sono le cose da mangiare. Allora, chi le deve dire queste cose? Marilena. No, Marilena. Sì. Tu le sai? Allora. Vieni. Allora, si chiama Cena Vegana. Noi abbiamo puntato molto sull'ironia, infatti è stata intitolata e abbiamo utilizzato come modello Goldrake contro gli abitanti di Vega. Abbiamo giocato tanto su questo, anche se dietro l'ironia ci sta qualcosa di molto più serio, che è la scelta, una scelta alimentare. Tutti quanti dovremmo pensarci su, perché purtroppo... siamo poco consapevoli di tutto quello che accade, tutto quello che è le sofferenze inflitte agli animali negli allevamenti intensivi, e quindi è una scelta, io la considero così, una scelta etica e responsabile. Responsabile anche perché per gli allevamenti è necessaria anche una grande quantità di risorse, no? Grandi quantità di risorse idriche. Quindi anche la terra, diciamo, che non sta traendo tanto beneficio da questo grande consumo di carne. No? Certo, non mi fare argomentare questa cosa. No, stretti ci abbiamo. Allora, sono tutti rigorosamente ortaggi e verdure di stagione, anche questo è molto importante, quindi abbiamo i broccoli, abbiamo il couscous alle erbe aromatiche, patè di funghi, insalata perin di Vienna, cardi caramellati, ceci speziati perché i legumi sono importanti in un'alimentazione vegana perché è fonte di proteine, abbinata ai cereali, infatti abbiamo il farro e una serie di verdure, ortaggi, cipolle, tabernat con crudité. E qua arrivano altre cose, tra l'altro. Uno stile sostenibile, abbiamo pensato di far portare ai nostri ospiti piatti posati per evitare il consumo eccessivo di plastica che inquina. Quindi tutto è equilibrato e eticamente responsabile. E qua ci sono i primi... Come non è cosa tua? Ma ti pare a te? Facevo colazione. Lo posso dire? Sì. Ah, una volta sola. Allora, me ne andavo la mattina dalla signora Sarina a Pennisi, mi facevo fare pane e salame e poi me lo mangiavo a colazione. Quando ero piccola. Poi un giorno ho visto le mucche che se li stavano portando al macello. Mi hanno fatto impressione e non ho mangiato più carne. Allora, pareva strano, ma ora è passato tanto tempo che non mangio più carne, no? Tu sei vegetariano? Vegano addirittura. E cos'è? Com'è? Bello? È troppo vicino. No, non ti preoccupare. È bello, però è difficile, soprattutto per me che sono in famiglia e quindi ho dovuto coinvolgere anche la mia famiglia. Cioè, non è so una... come ci sono riuscito. Sì, lo so. Che è un problema, soprattutto anche a livello economico, perché per essere vegano diventa veramente complicato. All'inizio pensavo anch'io, però andando nei negozi biologici, sai. Non se ne perde una, Alessandro. Soprattutto quando c'è di mangiare. Già l'hai nonostante detto, che il dottore, già l'ho detto l'altra volta, nonostante che ha detto di essere dimagrito. E non fumo. Ha dimagrito e non fuma. È dimagrita e non può, ma tu ce le custodi. Tada! Questo è con lo scompatto. Ciao. Sono Mauro di Mistero Buffo e ora vi conto cosa ci avete a che fare a Mistero Buffo da qui fino a fine anno. Praticamente giorno 5 dicembre ci sarà una tappa di Pianissimo, che è una manifestazione fatta da due ragazzi che girano l'Italia e leggono libri in giro per varie associazioni. Quindi se venite a Mistero Buffo dalle 19 in poi troverete questi ragazzi che leggeranno dei libri.
E poi abbiamo, continua il ciclo al Cinema Spadaro dedicato a Quentin Tarantino in lingua originale, quindi facciamo Inglourious Bastard e Django. Nei giovedì successivi al prossimo giovedì, che è il giorno 27, che è il giorno in cui comincia Magma, che invece si sviluppa al Cinema Margherita per 3 sere di seguito. E poi ovviamente tra, diciamo, proprio a cavallo tra il Natale e il Capodanno, come ogni anno, ci sarà la festa di tesseramento. Ancora non sappiamo chi verrà a suonare, ma siamo in contatto con un po' di persone, insomma, che sicuramente verranno a trovarci. E come ogni anno siamo anche, insomma, con problemi economici, per cui veniteci a trovare, perché così riusciamo a mantenere tutta, riusciamo a chiudere, insomma, come ogni anno l'affitto con tutte queste manifestazioni. Poi c'è yoga, poi c'è teatro, insomma, c'è sempre qualcosa da fare a Mistero Buffo. Lingue, ho iniziato un corso di spagnolo che è ogni mercoledì pomeriggio, e poi c'è il corso di teatro ogni venerdì sera, al solito altro quando il martedì, e il martedì prima di altro quando il pomeriggio c'è il corso di yoga italiano per stranieri ogni lunedì e giovedì. Chi va a dire? Integrazione sempre lunedì, giovedì, e ogni qualvolta c'è qualcosa, qualche cena interculturale. Diciamo che stasera abbiamo fatto quella vegana, che ci interculturiamo con una idea diversa del cibo, insomma, legata. Con gli amici che sono qua. E con gli amici che sono qua, quando volete, cioè, nel senso, non c'è una cosa. Quando volete, io vado in centro. Quando vogliono posso venire. Sono molto belle. Sì, le dobbiamo fare, è vero, cioè, interculturali. Il problema è che ogni volta è uno. Cioè, come dire, è difficile da organizzare, però è una delle cose che sono in calendario e le vogliamo fare. Quindi vabbè, diciamo che l'Arci è in via Pennisi. L'Arci è in via Pennisi 25, insieme ad Altro Quando, insieme alla Scarti e insieme al Lega Ambiente. A musica sicuramente festa di tesseramento. No, per suonare qua si può suonare. Sì, allora la sala propria è riaperta in teoria, in pratica la stiamo un attimo risistemando, e da metà della settimana prossima cominceranno a suonare le prime persone. Quindi per suonare va anche bene. Esatto. Però la puoi salutare. Ciao ragazzi, veniteci a trovare, soprattutto veniteci a trovare e lasciateci quei 2 euro, insomma. Per quello che ci vuole, il mistero buffo è di tutti. Mistero buffo di tutti, e quindi manteniamo lo stesso. I soldi cascano dall'aria. Bravo. Ciao.